Salve ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Per chi mi sta seguendo ora e non mi conosce, io mi chiamo Alessandro Passaro e da Allevariccia di Fiorino e questo è il mio allevamento. Oggi vi andrò a spiegare un pochettino cosa vado a fare oggi. Allora, oggi vado a fare la sostituzione delle uova. Vi spiego un po' perché si fa e come si fa. Allora, prima di tutto dobbiamo sapere che la sostituzione delle uova serve per permettere la nascita di tutti i polli contemporaneamente. Questo perché si fa? Perché prima di tutto si fa sì che nascano tutti i polli nello stesso tempo. Perché se noi rimanessimo le uova così come la canarina, se tipo ne fa 4 o 5, l'ultimo, dipende, se ne fa 4, l'ultimo sarebbe più piccolo rispetto agli altri e sarebbe meno vigoroso rispetto agli altri, perché avrebbe meno cibo, perché sarebbe nato al quarto giorno, mentre il quinto peggio ancora, il quinto sarebbe nato al quinto giorno. Quindi i primi due sarebbero più grandi, il terzo anche, e il quarto, diciamo, più o meno ce la potrebbe fare, come non potrebbe farcela, perché comunque gli ultimi due su 5 canarini sono un po'... gli ultimi due saranno comunque più piccoli e sicuramente l'ultimo non ce la farà. Il quarto avrà dei... si è accoppiato qualcuno e il quarto sarà incerto se ce la farà o meno. È un dato di fatto, comunque abbiamo... dopo tanti anni all'inizio delle uova comunque non facevo la sostituzione delle uova e quindi ho notato questa cosa, purtroppo, perché ci sono alcune canarine che iniziano subito a fare la cuva, chi inizia dopo 2 giorni, chi inizia dopo 3, e allora così è diverso. Se inizia dopo 3-4 giorni allora sì, ma purtroppo iniziano al terzo uovo, al secondo, quindi diciamo che almeno le mie, e quindi diciamo che non sarebbe, non va bene, anche perché comunque fanno 4-5 uova, quindi non è proprio opportuno. E quindi per questo si fa la sostituzione delle uova. La sostituzione delle uova si fa perché? Per permettere comunque la nascita di tutti i polli contemporaneamente, in modo tale che così la mamma e il papà diano il cibo ai polli, ai piccoli nati, tutti quanti, contemporaneamente. E quindi cresceranno tutti allo stesso modo. E quindi questo è. Poi come si fa? La sostituzione si fa che dal primo giorno che la canarina fa l'uovo, noi andremo a sostituire quello là della canarina con un uovo finto. Ora le uova finte, eccole qua, io ho queste. Scusate, è un po' sporco però. E ecco qua, io ho queste e quindi così vado a sostituire le uova vere con quelle finte. Quindi tolgo quello vero, lo metto nel recipiente, quello là, guardate, io già ce l'ho segnati. Vedete? Numeretti con le uova dentro. Ora vi faccio vedere. Ecco qua, vedete, io già lo sto facendo la sostituzione delle uova e quindi così. Tolgo quella vera e metto quella finta. Quando ho finito di fare tutte le uova, poi gli metto le sue uova e tolgo quelle finte. Ora vi farò vedere con il video apposta. Vi faccio vedere un po' come si fa. Allora, ecco qui, oggi la canarina ha finito di fare le uova. Ora cosa faremo? In pratica andremo a sostituire le uova finte con... le uova vere che ha fatto la canarina. Vedete, ha fatto l'uovo celeste, dove sta? Eccolo là, vedete, è un po' più scuro rispetto agli altri, vedete? Eccolo qua,
Ok, quindi andremo a togliere le uova finte. E andremo a rimettere le uova vere. Ecco qua. Uno, due. E tre. Ecco qua. Ora andrò a mettere anche un uovo della femmina, della coppia verde, che l'ho trovata a terra ed è integro, vedete? E lo andrò a mettere qui. Aggiustiamo un pochettino. Ok, ragazzi. E questo è quanto. Vedete? Ora lo andrò a mettere alla femmina, che è questa qua. E me lo segnerò, diciamo, oggi il giorno. E dopo circa, diciamo, tra 14-15 giorni dovrebbero nascere. Quindi vi terrò aggiornati come sempre. Vi auguro una buona giornata e al prossimo video. Arrivederci.